Amiche ed amici di pomeriggio, amiche ed amici di Rete 8, siamo tornati in studio e ho l'onore di presentarvi, di farmi una bella chiacchierata con il maestro Danilo Di Paolo Nicola. Benvenuto Danilo, buon pomeriggio, docente al Conservatorio Casera dell'Aquila già da diverso tempo, possiamo dire il simbolo della fisarmonica nel mondo? Sì, dai, diciamo, sono molto conosciuto nell'ambiente, sì. Al Conservatorio dell'Aquila ormai ci insegno da tanti anni, il primo anno è stato nel 2008 come collaboratore esterno e poi dal 2020 è stato istituito il primo triennio e biennio di musiche tradizionali, e ovviamente non solo nel Conservatorio dell'Aquila, io ne faccio parte. Un onore, un orgoglio, sì, importante. Un onore, un orgoglio, e soprattutto sono stato il promotore per tanti anni di questo progetto che ormai, diciamo, è in atto in diversi conservatori in tutta Italia. Te l'aspettavi un risultato del genere? Perché poi la musica tradizionale tende, non dico ad allontanare, ma a non avvicinare più di tanto i giovani. Di fatto me l'aspettavo, appunto perché me lo aspettavo, ci ho lavorato per tanto tempo fino a che ci siamo riusciti. Ovviamente non è stato solo merito mio, ma è stato merito anche delle altre persone che come me hanno fatto tanto per raggiungere questo obiettivo. Percorso iniziato ovviamente tantissimo tempo fa, da ragazzino, da bambino. Strumenti a mantice che ti hanno ovviamente appassionato sin da piccolino, perché a livello musicale non solo fisarmonica, ma sei uno straordinario organettista. Il mio strumento principale dal quale sono partito è proprio l'organetto, e il mio primo insegnante è stato lo storico Fanciullo Rapacchietta, un personaggio storico. Assolutamente sì. Insomma, della zona del Teramano, ma conosciuto anche fuori dalla regione, all'estero. Ho iniziato con l'organetto, poi ho avuto diversi insegnanti, ma la cosa principale è che io non sono mai stato tanto legato al mondo dell'organetto e della fisarmonica e ai miei strumenti, quindi ho avuto sempre un approccio molto moderno, e gli studi che ho fatto sono stati quelli di composizione e arrangiamento di musica moderna. Ho studiato la musica jazz, quindi il mio approccio è stato sempre un po', diciamo, verso il futuro. Possiamo definire la fisarmonica strumento universale che riesce non solo a contaminare, ma a farsi contaminare dagli altri strumenti? La fusione sì, è perfetta. Assolutamente sì, hai detto un termine giusto, universale possiamo definirlo, perché in tutte le musiche popolari del mondo è presente la fisarmonica in forme completamente differenti. Magari in Abruzzo più che la fisarmonica, diciamo che c'è il dubbot abruzzese che fa un determinato suono. Lo stesso strumento portato in un'altra regione oppure in un'altra nazione fa una musica completamente differente. Quindi la fisarmonica è uno strumento sicuramente completo e universale, anche perché ha tantissime sfaccettature. E poi ultimamente, negli ultimi 10 anni, 15 anni, le novità musicali vengono tutte dalla world music, dall'ambiente popolare riportato ai giorni nostri, e chiaramente il suono della fisarmonica rappresenta proprio questo. A proposito di percorso legato all'insegnamento, no? Che tipo di risposta avete avuto dai più giovani, chiamiamoli così, per le tante iscrizioni che ovviamente il Casella riceve ogni anno? Sì, io al di là del Conservatorio Casella insegno anche privatamente, ho tantissimi allievi. Al Casella, al Conservatorio, abbiamo la classe stracolma, addirittura ogni anno diverse persone non possono entrare perché non c'è più spazio. C'è una selezione, un esame di ammissione, ma non tanto per diciamo l'idoneità degli studenti, ma tanto per il numero, che insomma siamo full. Siamo quindi pieni. Dovete, tra virgolette, e tu sarai l'elemento principale,
attuare una sorta di filtro, no? Una selezione, perché ovviamente... Beh sì, per entrare in conservatorio chiaramente ci sono i famosi esami di ammissione, ci sono diverse fasce per entrare come studente, sia nei corsi base, che sono quelli un po' più facili, poi ci sono i corsi propedeutici e poi c'è il triennio e da quest'anno anche il biennio, quindi insomma bisogna fare... Bisogna lavorare e studiare tanto. Senza nulla togliere all'ambito legato appunto all'insegnamento, chi guarda il tuo volto e chi ti ascolta ti lega all'Orchestra Popolare del Saltarello. Direi anche lì obiettivo dapprima mirato e poi hai fatto centro insieme alla tua squadra. Sì, diciamo una scommessa che io porto avanti da diversi anni, quest'anno è il decimo anno. Quindi sono quasi 10 anni, a ottobre facciamo 10 anni di orchestra, di tentativi ne abbiamo fatti tantissimi, diciamo che l'orchestra ha avuto un grande successo proprio sul campo, non ha avuto mai aiuti esterni, quindi tutto quello che abbiamo attualmente ce lo siamo guadagnati sul campo senza nulla togliere a nessuno, però si possono fare progetti anche finanziati di questo genere qui. Certo. La forza nostra è stata proprio quella di avere risultati sul campo, anno per anno siamo cresciuti sempre un po', insomma cercando di impegnarci al massimo e quest'anno secondo me sarà un anno significativo dell'orchestra. Una sorta di bivio decisivo, Danilo. Assolutamente sì, perché l'anno scorso abbiamo fatto il primo tentativo con Max Gazzè, che è un progetto di Max Gazzè che si chiama Musiche Loci, dove lui ha coinvolto tutte le orchestre popolari, le migliori orchestre popolari, non solo popolari, perché sono state coinvolte anche orchestre di musica jazz, l'orchestra jazz siciliana, oppure l'orchestra Casa Una fusione al 100%. Sì, oltre che la notte, l'orchestra della notte della Taranta e l'orchestra popolare del Saltarello. La cosa importante, veramente, che voglio sottolineare, è che l'orchestra che farà il tour 2024, che è stata scelta tra tutte le orchestre, è l'orchestra popolare del Saltarello. E io ne sono veramente orgoglioso di questa cosa, anche perché oltre a essere il direttore artistico, chiaramente curo anche gli arrangiamenti, quindi Max Gazzè si esibisce con i nostri arrangiamenti. E si è affidato a te completamente. Sì, a me, diciamo, e al progetto dell'orchestra. Io sono, diciamo, la figura responsabile, quello che ci mette la faccia, ovviamente, oltre all'impegno. Assolutamente sì. Ovviamente durante i vari percorsi artistici ho avuto la fortuna di essere presente e ho notato una cosa in particolare, poi non so se questa cosa per te è una novità oppure se te l'aspettavi. Si parla di musica tradizionale, però nel momento in cui prendete gli strumenti, cominciate a suonare, cominciate a cantare, la totalità delle generazioni vanno in pista o in piazza e si divertono. E questo forse, a differenza della musica dance, della musica classica, abbracciate tutte le fasce di età. E questa è la vera forza della scelta che avete fatto. Sì, hai detto un'altra cosa molto giusta, è cercare di prendere le diverse fasce d'età, magari il tema, la melodia e le parole della canzone popolare le ricordano i nostri genitori, i nostri nonni, invece poi il sound che noi cerchiamo di inserire è quello attuale, quindi moderno. Lavoriamo sempre sul discorso del ballo, perché potremmo anche decidere di fare arrangiamenti solamente per l'ascolto, però secondo me la musica popolare è molto legata e collegata al ballo, quindi noi inseriamo sempre elementi di ballo. Certo. Addirittura nell'ultimo disco, anzi nel primo disco dell'Orchestra Popolare Saltarello, che è uscito 2 anni fa, abbiamo fatto un brano che è Maria Nicola con ritmo reggaeton. Adesso ieri io ricordo un evento, perdonami se ti blocco, ad Atri dove questo pezzo insomma scombussolò un po' tutto. Una delle prime volte che l'abbiamo suonato, fu una serata meravigliosa e faceva caldo, mi ricordo, però alla fine in tanti sudarono per ballare. Proprio ieri
ho pubblicato il nuovo singolo, il promo, che poi anticiperà l'uscita del singolo che sarà l'8 marzo, il nuovo singolo estivo dell'orchestra sulla falsa riga. Non è simile a Maria Nicola, però è sempre Riprende un po'. una hit estiva. Per fare le hit estive bisogna tenere presenti diverse caratteristiche delle musiche che passano per la radio, come i grandi nomi. Bundabash, per esempio, Certo. che noi sogniamo da un po', Si sposerebbe infatti. alla grande, Sì, direi. vorremmo fare una collaborazione con loro. Ovviamente non abbiamo ancora nessun presupposto per farlo, però la mia idea è proprio quella, di È stare su quella. quel sound lì. Se ti dico La notte dei serpenti. La Notte dei Serpenti è un evento importantissimo dove noi, come Orchestra Popolare del Saltarello, abbiamo fatto parte dell'organico musicale e chiaramente è un evento davvero significativo per l'Abruzzo, curato da Enrico Melozzi, che è mio carissimo amico e collega da sempre. Noi abbiamo fatto la maggior parte dei lavori che ho fatto, li ho fatti con Enrico, tantissime musiche da film, dischi, veramente tantissime collaborazioni. Devo dire che la sua musica in mano a me, la mia musica in mano a lui, Si sposano ha bene. sempre funzionato alla grande. Questa cosa della Notte dei Serpenti, secondo me, ha dato ancora più forza sia all'Orchestra del Saltarello che all'Abruzzo in sé, perché è riuscita ad arrivare in televisione, cosa che noi, anche se abbiamo fatto Mi con dovevate l'orchestra. anche un po' Sì, sdoganare, passami il termine, siamo perché. assolutamente stati sdoganati con questo grande evento, che è un evento televisivo, e poi chiaramente Enrico ci ha messo del Ci ha messo suo, tanto. insomma, grande E successo. ovviamente ti auguri di ripetere questo percorso con La notte dei serpenti. E poi la curiosità mia, perché da quest'anno abbiamo intrapreso un percorso con i cori che fanno, ovviamente seguono musica popolare, tanto folklore, tanta fisarmonica, tanto organetto, e nel percorso che ancora non si conclude, ho notato la poca affezione dei giovani verso questo tipo di musica, verso questo genere. Ecco, qual è il messaggio, qual è il consiglio che Danilo Di Paolo Nicola può dare alle associazioni che curano questi progetti o ai maestri o ai direttori del coro affinché possano attingere da fasce di età un po' più basse, no? Rispetto ai tanti appassionati che vediamo oggi. Ma sicuramente i cori folcloristici sono fatti principalmente di persone di mezza età, Sì. di anziani prevalentemente, perché il repertorio è quello. L'unica cosa che possiamo fare è o scrivere un nuovo repertorio in dialetto abruzzese, che sarebbe molto interessante, è anche una lingua che si presta alla canzone, diventa anche romantico e raffinato, oppure di fare un po' quello che facciamo noi, rivisitare un po' queste canzoni. Ma il consiglio che posso Cioè renderle dare. più, come posso dire, accattivanti sotto Sì, l'aspetto del ritmo e del suono, anche che, se in tanti mi hanno detto, noi cerchiamo di modificare, ma vogliamo anche portare rispetto agli autori dell'epoca che ovviamente. però si possono. Noi, per esempio, facciamo così: nella prima esposizione della canzone facciamo la parte tradizionale. Tipo 30 secondi, il brano inizia solitamente con 30 secondi, un minuto della canzone tradizionale, e poi Ok. parte il ritmo, la batteria, parte insomma l'arrangiamento che si sviluppa nella seconda parte. Quindi facciamo ascoltare sia la parte tradizionale che quella moderna. Però il consiglio che volevo dare, che posso dare per la mia esperienza che ho fatto in questo ambito, è di non essere troppo rigidi nelle scelte e nelle cose, quindi avere apertura a poter cambiare, anche perché tradizionale viene proprio da tradire in un certo senso, quindi Rompere modificare. un po' gli schemi. Sì, la musica tradizionale di oggi non può assolutamente essere come quella di 60 anni fa. Sono pienamente d'accordo. E devo dirti anche che nel momento in cui ti ho ascoltato diverse volte, almeno per qualche secondo mi è, diciamo così, è venuta in mente l'idea di prendere, no? In braccio e poggiare sulle ginocchia la fisarmonica o l'organetto, appunto perché la musica deve coinvolgere non solo nel ballo, non solo nel canto, ma anche
stimolare, no? I dormienti musicalmente parlando a invogliare, a prendere uno strumento, magari a suonare una zampogna che suona con un distorsore, con una chitarra elettrica. Secondo me un giovane è più interessato a fare quell'approccio, quel passo lì, piuttosto che una contaminazione nel vero senso della parola. Prima di chiudere, i progetti futuri, i sogni futuri di Danilo, di Paolo Nicola, e se c'è una domanda che faccio spesso, una curiosità, se c'è stato in passato un cassetto da poter aprire col sogno dentro e poi per eventi esterni, per distrazione o per altro, quel cassetto non è stato aperto e quindi diciamo non sei riuscito a salire sul treno giusto, sulla carrozza giusta. Ma io solitamente... Ci vedresti a Sanremo? Ecco, la prima che mi viene in mente adesso. Ah sì, magari, certo. Ecco. Però io sono uno strumentista, arrangiatore, quindi dovrei andare insomma a suonare per qualcuno. Certo, mi piacerebbe assolutamente, magari speriamo che Enrico una volta ci porti... Fatti coinvolgere. Sì, sì, ma abbiamo fatto mille cose insieme, l'unica cosa che ancora non abbiamo fatto è quella. Però tornando al discorso dei sogni nel cassetto, i miei obiettivi li ho raggiunti, penso tutti, anzi oltre le mie aspettative, perché non pensavo di arrivare così in alto. Io nel 2006-2007 non potevo neanche immaginare che i miei strumenti potessero stare in un conservatorio, parlo degli organetti. Poi quando mi è arrivata quella chiamata mi sembrava, sai, uno scherzo telefonico. Una presa in giro. La stessa cosa mi è successa quando siamo andati al primo maggio, che è un'orchestra popolare sconosciuta, magari viene chiamata per suonare al primo maggio. Oppure la stessa cosa di quest'anno, che Max Gazzè ci ha scelti per fare la tournée, per me è un grande orgoglio, quindi insomma i miei obiettivi diciamo li ho raggiunti e ne abbiamo sempre di nuovi. E allora, prima di chiudere in bellezza, l'ultima curiosità mia è se invece c'è stata, io spero di no, una delusione artisticamente parlando, insomma. Ma delusioni, la musica è fatta così, un giorno sei felice, un giorno sei triste. Però nessun sassolino dalla scarpa da togliere, diciamo così. No, perché secondo me un professionista non se la deve mai prendere quando non viene scelto per fare una cosa, quando non viene chiamato, perché ci sono delle persone che magari, io pure da organizzatore, organizzo delle cose, tu chiami un artista, l'anno dopo non è che lo puoi richiamare. Certo. E quindi non ci si deve offendere, bisogna cambiare sempre, sì, evolversi sempre. Evolversi sempre, sì. Benissimo, grazie, siamo giunti al termine di questa bellissima intervista con Danilo Di Paolo Nicola, curriculum enorme, pieno zeppo davvero di info, però docente al Casella dell'Aquila, simbolo della fisarmonica nel mondo, bravissimo con l'organetto che è stato il suo strumento di partenza, e poi tante collaborazioni e soprattutto amicizie con Enrico Melozzi, che insomma spesso e volentieri si confronta col nostro Danilo. Grazie maestro, spero grazie di rivederti presto, in bocca al lupo per la carriera che sicuramente sarà fiorente e scintillante come non mai. E allora, prima di lasciarci, in onda il promo di Vite da blogger e poi torniamo in studio con Federico Di Luigi.